91 laureati in discipline di Information Technology iniziano oggi un intenso periodo di formazione al Centro Biogem di Ariano Irpino e saranno inseriti nel nuovo Delivery Center Accenture di Cagliari. Nella cerimonia di inaugurazione gli studenti provenienti dal nord, sud e dalle isole sono stati accolti dai responsabili del programma UIP, Andrea Di Maso e Carmine Buttari, l'ingegnere Massimo Michelini dell'area SAP di Accenture Napoli e il presidente di Biogem, Ortensio Zecchino. Hanno innanzitutto l'opportunità di formarsi. Come è noto, questi corsi sono ad immersione totale, che richiede un sacrificio non piccolo dal punto di vista proprio dell'impegno, della quantità di tempo che si sono costretti a dedicare, però hanno la prospettiva di una strada molto agevolata. Come voi sapete, noi vantiamo quello che gli economisti del mercato chiamano il placement. Noi vantiamo un placement del 95%, cioè il 95% dei giovani che escono dai nostri corsi trovano lavoro. Solo un 5% si perde, qualche svogliato, qualche accidente. Insomma, è un record nelle attività formative nazionali. Presidente, oggi quindi la presentazione, facendo un bilancio delle edizioni degli scorsi anni, appunto, qual è? Ma intanto partiamo da alcuni numeri. Questo corso è di 90-91 unità. Noi contiamo ormai di poterne fare e di farne 4 all'anno, significa che ci avviciniamo alle 400 unità. Che per l'intero anno sono residenti nella nostra realtà. Il che significa, insomma, prescindere dalla prospettiva importante di cui abbiamo parlato, che noi offriamo a questi giovani, significa anche per una comunità locale, per una realtà locale, significa un grande contributo di vivacità culturale, di sostegno all'economia. E insomma, ci sono molte ragioni per essere, insomma, lieti di questi numeri. Se aggiungiamo a questi numeri quelli degli studenti della laurea in genetica, che sono altri 30, e insomma i numeri cominciano a essere consistenti. Voglio anche qui aggiungere che il 25 e il 26 saremo a Berna nella fiduciosa speranza di sottoscrivere un accordo con l'Università di Berna. Badate che l'Università di Berna nelle classifiche internazionali viene molto prima della prima università italiana. E noi faremo una laurea insieme all'Università di Berna, una laurea molto innovativa che coniugherà biologia e fisica. Di questa laurea, che potremmo chiamare in biologia quantitativa, in giro non ce ne sono. Nel nostro paese, in Italia, ce n'è una appena avviata dall'Università di Trento, che come è noto è un'università molto innovativa, anche si trova tra l'altro al centro dell'Europa, ha qualche vantaggio in più rispetto a noi. Ma noi scommettiamo su questa laurea che possa essere attraente per giovani non soltanto italiani, ma anche europeo. Sarà un corso interamente in inglese, sarà una laurea interamente in inglese che si svolgerà interamente qui, con professori, docenti di Berna che verranno qui ad insegnare, specialmente per la parte della fisica, il forte della competenza bernese appunto sulla fisica. Insomma, sul fronte della formazione si aprono grandi scenari. Sapete che fra qualche giorno, fra qualche settimana inaugureremo la casa dello studente nella realtà urbana, nel centro urbano. È anticipata. E quindi, insomma, ci sono molte novità positive sul fronte della formazione. Per parlare solo di quello, ma Biogem, come sapete, è molto attiva anche su altri fronti. Abbiamo avuto il piacere 2 giorni fa di ricevere qui il presidente della Società Europea di Oncologia e abbiamo stretto interessantissimi protocolli di collaborazione sul fronte dell'oncologia, che sapete quanto drammaticamente presente sia per tutti.